Buongiorno e buona Pasquetta per me. Per voi no, perché per voi ormai è martedì e siamo già tornati tutti al lavoro. Che tristezza. Allora, bilancio. C'è il sole, ma un sole un po' offuscato, così, per farvi capire. Quindi, non me la so sentita di apparecchiare fuori, perché in realtà dovremmo stare tipo polipi a tenere i piatti. Perché c'è un sacco di vento, cioè va tipo a folate, ma quando arriva il vento te si porta via tutto. Quindi ho apparecchiato dentro. Sono sveglia già dalle 8. In realtà mi ha svegliato il cane, però. E ora vi faccio vedere che cosa ho fatto. Cominciando da ieri sera. Questa è una me di ieri sera. È 1:25 di notte. E io mi sono messa a fare le frittate di pasta. Quindi poi vi spiego la ricetta bene, non all'1:25 di notte, però è piuttosto semplice, quindi domani ve la spiego meglio, ora vi faccio vedere. Queste sono quelle già fatte e questa si sta facendo. Allora, ho già apparecchiato la tavola, ieri sera sempre, a mezzanotte. Qui c'è la torta al formaggio che mi ha portato Emanuela e la colomba di zucchine con le nocciole che mi ha portato sempre Emanuela. Questo è il risultato delle frittate di pasta già tagliate perché ve le potete preparare la sera prima. Quindi le ho già tagliate, impellicolate e messe qui. Allora, per fare la frittata di pasta è molto semplice. Fate cuocere la pasta, fate un sugo a piacere. Di solito mia madre la fa sempre col sugo al pomodoro, semplicissimo. Ok, sugo, cuocete la pasta, scolate la pasta, condite la pasta, parmigiano abbondante, la fate freddare, tiepidi comunque, cioè non usatela appena fatta, insomma, per intenderci. Io l'ho fatta proprio fredda perché tanto c'avevo tempo. Quindi fate freddare la pasta, poi su 3 etti e mezzo di pasta ci aggiungete 3-4 uova. Regolatevi un po' quanto sono grandi le uova e mischiate tutto, quindi deve diventare tutto un po' cremoso per intenderci. Poi oliate una padella, poco, non tantissimo, se è antiaderente la padella, giusto per non farla attaccare, e mettete il composto dentro la padella, schiacciate bene, deve diventare alta tipo così, ok? Quindi non sottile come una frittata, ma un po' spessa. Schiacciate bene. Fiamma alta che fa la crosticina. Ci mettete un po' al coperchio, ma non tutto chiuso, lasciate in modo che non fa il vapore, insomma, e fate cuocere 5, 6, 7 minuti, insomma, deve fare la crosticina sotto, perché sennò quando la girate si rompe. Quindi una volta che sotto si è compattata, ha fatto la crosticina e col coperchio si è cotta un po' pure sopra, mettete il coperchio, girate, sennò vi si sfascia, quindi usate il coperchio. Quindi mettete il coperchio, la girate e poi la fate scivolare di nuovo nella padella e fate la stessa cosa sull'altro lato. Quindi deve venire con la crosticina bella compatta. Non ve la mangiate subito, quindi fatela freddare perché più si fredda e più diventa compatta e deve diventare una sorta di proprio frittata di pasta. Cioè non c'è un altro modo per dirlo. Comunque dopo quando la mangiamo ve la faccio vedere meglio. E è buonissima. Cioè, ci potete mettere quello che vi pare dentro, in realtà la potete fare con qualsiasi sugo, però a casa mia si usa col sugo al pomodoro, quindi l'ho fatta così, come sempre. E c'è pure chi la fa in bianco, chi la fa con la pancetta, no, fate come vi pare. E quindi questa è la magica ricetta della frittata di pasta di Caterina. E io ieri per farla, visto che non sono molto sveglia, mi sono ustionata il braccio. No, per rimettere dentro col coperchio ho appoggiato il braccio sulla padella. Brava Chiara, complimenti! Comunque sono stata all'Eurospin e ora sì, perché l'Eurospin è aperto e quindi mi mancavano delle cose, perciò ci sono passata un attimo, lo so, perdonatemi, non si fa la spesa il giorno di Pasquetta, però avevo finito le uova, perché ne ho comprate 15, ma mi sono venute tante frittate e quindi ho finito le uova. E già che c'ero, Valentina mi ha detto, compra i finocchi, quindi finocchi, poi compra le melanzane. Magnotta, sta roba non ho capito, ma comunque melanzane, le uova perché le ho finite, ma devo fare le polpette di nonna. Poi
Io ho comprato sempre a Vale l'insalata perché l'altro giorno ha detto che la valeriana gli piace tantissimo, quindi due buste di insalata che non so bene chi le mangia. E ho preso il pane fresco perché quell'altro l'ho usato per le polpette, ma era diventato duro, insomma. E soprattutto mi ha mentito quella l'altro giorno, non è vero che non lo fanno più. Eccola! Ne ho prese due, per sicurezza, non metti che pane la trovo più. Quindi ho preso due mousse al salmone, non per oggi, queste me mangio io. E poi mi sono accorta che ho finito il prezzemolo, ma nell'orto non c'è ancora, perché Donatella ancora non ha piantato, quindi prezzemolo per le polpette. Quindi ora vado a fare le polpette. Perché mi sono già ammollato e strizzato il pane, e ci ho già messo anche un po' di pepe, mo ci metto il parmigiano, il sale, e poi ci comincio ad aggiungere le uova. Questo è un po' meno di un chilo di pane, quindi ce ne metterò 6/8. Vediamo, tanto sentite la consistenza. Ma la ricetta... sul canale c'è la ricetta, non ve lo devo neanche dire. Quindi poi queste manco ve le faccio vedere perché ci vuole un sacco di tempo. Più che altro per appolpettarle, perché il polpettatore di Shein è troppo piccolo. Verrebbero troppo piccole, non danno soddisfazione. Quindi vado, polpetto. Qui c'è già aria di barbecue, col barbecue nuovo regalato da Michele. Sempre critiche, ma tu non lo sai accendere il barbecue, e questo risultato è un risultato di Michele, è evidente. Chi disprezza compra. Infatti t'ho comprato. No, comprato. È bellissimo però, con le polpette. Guarda chi è arrivata! Allora, lei non vuole che friggo, perché dice che poi puzza, però quando arriva se mangia le polpette. Capito? Sì, questo certo. Lo usiamo, dai. Questo vediamo. Vabbè. Vai. Ciao. Michele e Valentina hanno portato anche il vino. Dai! Ta-da! Dice più. Che yeah. Luca, che non è un bravo youtuber, ha tolto la cera lacca dal vino, ma non mi ha aspettato. Quindi eccola. Dai, stappa, stappa. Ma come si stappa? È un ma tappone. Come si stappa questo tappo gigante? Serve una trivella. Anni di esperienza sul campo. Ah, comunque è arrivato anche Sinis, anche Marta. Bisogna finirla, eh. No, io dopo devo andare a lavorare. A lavori? Ma finisce Sinis, non ti preoccupare. Comunque sono solo 3 litri. Ah, è facile. Vabbè, per lui ce lo facciamo mettere il tappo. Ma va, era un tappo normale. Pensa se mo non è buono. Pensa se mo abbiamo aspettato 3 anni e non è buono. Decantato 6 ore, 1 milione di ore. Mettilo nella piscina. Va, lasciamolo al sole. No, al sole. Allora, io avevo pure apparecchiato dentro tutte cose, però poi è uscito il sole, il vento è relativo, quindi abbiamo optato per mangiare con le mani fuori. E noi il vino l'avevamo aperto, però quindi nel frattempo, mentre decanta, o poi lo usiamo per cucinare, come ha detto Sinis, abbiamo aperto questo che ha portato Sinis, perché vabbè. Ma ragazzi, Chiara, se mangia? Se beve? Sì. Sì. Ah. Brindisi di Pasquetta. Brindisi. Brindisi di Pasquetta. Siamo pure il cantante. Luca è senza bicchiere. Brindisi! Auguri! Auguri! La sobria maglia di Sinis al buio si illumina, ci tenevamo a dirvelo. C'è anche il piercing qui. Guarda. Guarda che bel piercing sul naso. Non lo so. Comunque, comunque vorrei dire che a memoria, lo dico in questo video così me lo ricordo, la prossima volta faccio solo le polpette di pane. Sì, accidenti. Ci pensa mia madre. Ma ste salsicce sono cotte. Questo è il vino? È vino quello... Oh, quello è il vino de tappo. No, è tappo grande. Sì. È buono. Il super tappo. È invecchiato quanto? 20 anni? Sì. No, vai. A 11. Ah, vai, vai, assaggia. Questo l'hanno fatto mentre Grosso batteva rigore nel 2006. In quel momento. Campioni d'Europa! Ma allora non abbiamo quasi più fatto il mondiale. Tanto da guardare, vedere. Non so, vedi tu.
guardate questo bicchiere di plastica che non è idoneo. Ma come? È perfetto. Ma è Pasquetta. A Pasquetta tutto è possibile. A Pasquetta è biocompostabile. Com'è? Questo vino è buonissimo. Buonissimo. Non è che lo dobbiamo dire solo per far contenta Valentina. Ma non è vero. Le melanzane sono piaciute, ci sono ancora tre frittate di pasta. Aiuto! E la carne è ancora lì dentro. Io mangio i finocchi però. Valentina mangia i finocchi. Sgrassano. Un po' sì, ragazzi, non ci faccio più. Allora, il barbecue di Barbie. E questi in tre non riescono a cuocere le salsicce. Sono carbonizzate le salsicce, Michele. Infatti le stiamo levando. Sarà ora. Togliendo. Cioè, guarda questa. Quella è negrita. Qui, così, cioè, è il salsicceiro nero. E queste invece la salsiccia, sono le braccioline. Le braccioline stanno andando. Leva sta salsiccia da sotto e mettici la braccioline. No, 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 quella è ancora cruda. Quella è cruda. Cruda, la vedo cruda. Vai, in effetti. Ma sto occhiale sobrio, mo? Questo occhiale sobrio, no, bello, no? Sì, sì, è bello. Un po' aggressivo, dici? Oh, c'è anche del romanticismo. Regalateci gli occhiali, che noi li prendiamo. Gli occhiali per tutti. Vai, mangiate le salsicce su. E anche oggi è apertura uovo. C'ho questo dei Little Pony, mi sono scordata. Non so perché Valentina vuole partecipare a questa cosa. Perché siamo di là, partecipo a Ringo Bingo. Ecco qua. Questa è meglio. Oddio, ma la carta è bellissima. Sono molto interessata alla sorpresa, diciamo. Sì, ma è la mia. No. Non ci pensare. È uno scrunchy. No, vabbè. Lo indosserai, certo, lo sto per mettere. No. Aspetta, devo levare la cioccolata. Altra cioccolata. No. Cioccolata per l'eternità. Pasqua dell'anno prossimo mangiamo la cioccolata del 2022. Apriti! Non lo fate a casa. No, i denti costano. Oh, due. Oddio, è la sorpresa, no, più bella del mondo. Grazie, Manuel. Oddio. Grazie. Bella di questa sfida. Facci due trecce, sono due. Oddio. La sfida tra il bianco e il nero. Ho lo scrunchy dei Little Pony. I capelli verdi. Però potresti farli fucsia. Adesso li faccio fucsia. Attenzione, riparte la partita a Memory Galak. Ballerina. Dai, Che le ballerine sono tutte ballerine. Sì. Ballerina e ballerina, ma non si magna. Zero. Ah, quella è una ballerina con i pattini e ballerina con cose in mano. Con cose in mano. Ok, all together, ancora. Pasquetta. Ok, e questo è l'inizio. Pasquetta. Con chi vuoi? Pasquetta. Se magna. Pasquetta. Se magna. Pasquetta. Si beve. Pasquetta con la salsiccia. Pasquetta con la salsiccia alla brace. E un bicchiere di vino. E Pasquetta. Pasquetta. Valentina sta guardando il video di ieri. Che parla dei belli. Di ora in due. Guardate che belli cagnolini. Guarda. E cerco le sta. Allora, per finire questa pasquetta in bellezza, Babi ha deciso di uscire come al solito. Non so da dove. Credo che Billy stamattina, per abbaiare al cane che portano sempre qui a passeggio lungo la strada, abbia fatto un altro buco nuovo. Quindi vabbè, domani faremo un check. Comunque sono andati via tutti, quindi io direi che adesso mi spaparanzo sul divano fino a stanotte. No, non è vero, ci sarebbero da lavare tutti i piatti che abbiamo usato. Bellissimo avere le persone a pranzo, mi piace tantissimo organizzare pranzi e cene, mi piace meno mettere a posto casa. Sono stata brava però, perché mentre cucinavo ho lavato i piatti che ho usato per cucinare, quindi in realtà non c'è tantissimo da sistemare, ma c'è da sistemare.
Quindi ora io, Billy, la fuggitiva, e Matilde, che praticamente ha passato la sua Pasquetta lì, ci riposiamo un po', poi laverò i piatti, faccia convinta di quella che lava i piatti, e poi stasera c'è l'Isola dei Famosi, quindi concludo la mia Pasquetta in bellezza, e tanto domani mattina se lavora. E vabbè, quindi da noi per questa Pasquetta è tutto, e noi ci vediamo. Prossimo video. Ciao. Pazza. Cioè, scappa e vuole pure parlare, capito?